La bestia, la leggenda, il Minotauro! Ah, un possente campione! Sei pronto per l'onore? Per la gloria? Per la morte certa? Sono pronto per due terzi di tutto ciò. Allora affronterai il Minotauro! Nessun Minotauro che si rispetti vivrebbe alla Tò. Invece sì. Qui? Sì. Intendi alla Tò? Sì. Questa la Tò? Ti assicuro che il mostro vive qui e che cerca avversari coraggiosi da affrontare. Se ucciderai il Minotauro, tu sarai il nuovo Teseo e ti porterai a casa il premio di Pefka. Il tuo Minotauro morirà. Pare che abbiamo un nuovo concorrente. È ora delle prove del Minotauro! Le prove preliminari. Hai appena detto prove preliminari del Minotauro? Per affrontare il Minotauro, devi prima dimostrarti all'altezza completando 3 prove eroiche. Non possiamo lasciare che dei novellini corrano incontro alla morte. Regole di Pefka. In cosa consistono esattamente le prove preliminari? C'è la prova della forza, in cui devi affrontare il guerriero più forte di tutta Creta. La prova di precisione, che solo chi ha una vista perfetta può superare. E la prova di resistenza, in cui il tuo avversario sarà... l'acqua! C'è una prova di nuoto! È chiaramente un piano per derubarmi. Mistios! Come puoi anche solo pensare una cosa del genere? Sei una persona orribile! Che cos'è esattamente il premio di Pefka? Beh, le sue ricchezze sconfinate, naturalmente. Ai guerrieri sconfitti dal Minotauro le dracme non servono più, perciò le accumuliamo in un grande premio che solo il campione che ucciderà la bestia potrà riscuotere. Il tuo grande premio consiste in dracme sottratte ai morti. Mistios, ti prego di credermi. La maggior parte di quel denaro viene donato alla scuola di Latò per i bambini i cui genitori sono stati tragicamente uccisi dal Minotauro. Capisco. Affronterò le tue prove. Prove preliminari? Affronterò le tue prove preliminari, ma poi avrò la testa del Minotauro. Fantastico! Non dimenticare di prendere i gettoni del successo dai maestri delle prove per dimostrare le vittorie. Un altro campione che ci salverà dalle lunghe code di Pefka e dalla costosa mercanzia a tema Minotauro. Ah, lascia che ti presenti mia moglie Core. Una rara bellezza e sempre... sempre esplicita di fronte ai miei nuovi amici. Ti prego, Leandro, ci sono cose più importanti della gloria. Niente più importante della gloria. Nessuno dedica statue alle persone insignificanti. E mia figlia? È insignificante per te, Mistios? Tua figlia? Amara. È fuggita giorni fa. Sono sicuro che stia bene. Non preoccuparti per Amara. Non ora che hai un Minotauro da uccidere. Grrr! Swish, swish! Lotta! Sangue! Pensa alla fama, Mistios! Pensa a vincere il premio di Pefka! Ti prego, credimi, Mistios. Niente è come sembra Pefka. Risolvere un problema potrebbe eliminarli tutti. Vai, mio leggendario amico! Le prove preliminari del Minotauro ti attendono! Sono ammessi un massimo di 3 sfidanti per Minotauro. L'acquisto di mercanzia a tema Minotauro è obbligatorio prima di procedere. I guerrieri leggendari, le eroine incinte e gli dei, semidei inclusi, non sono idonei ad affrontare Minotauro. E non si spinge, tutti avranno l'opportunità di essere smembrati.